Noi siamo questa sera al terzo appuntamento sulle privatizzazioni. Le abbiamo viste in generale, le abbiamo viste sul settore bancario, adesso le vediamo nell'industria, privatizzazioni nell'industria. Qui ci sono tante domande che vogliamo fare a un protagonista come Franco Bernabè. Cioè, intanto una domanda generale da tenere presente, poi Edoardo la svilupperà, insomma, quale apparato industriale viene fuori dalla privatizzazione? Perché io ho curato un libro che si chiama La Prodomanicata. Privatizzazioni in un certo senso sono parte di questo approdo mancato perché si erano presentate come una grande occasione, poi sono stati delle clamorose debacle. Ecco, quindi capire che cosa viene fuori da questa privatizzazione, cioè c'era un disegno, c'era un qualche, oppure si pensava di fare politica industriale solo con l'antitrust, favorendo la concorrenza. E secondo me non è la panacea di tutte le cose, poi, è la concorrenza. Certe volte si fa di più rafforzando le proprie capacità, tutto un momento, a prescindere dalla concorrenza. Quando uno diventa grande, insomma, il discorso è diverso. Bene, allora, Edoardo ha fatto un'ampia panoramica di settori e adesso do a lui la parola, poi per un 20-25 minuti. Edoardo. Eccoci. Credo che abbiamo delle slide anche. Eccoci. Dunque, 30 anni dalle privatizzazioni. 30 anni sono pochi, sono tanti. Devo dire, mi sembra ieri, io le ho vissute sia prima in Finmeccanica, nel periodo di Fabiani, poi all'IRI, nel periodo sotto la presidenza di Grosspietro. Poi al Tesoro con Draghi, Siniscalco, Grilli e poi alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi in qualche modo le ho vissute da vicino. Quello che cercherò di fare oggi è fare un po' una panoramica, perché con Franco ci siamo domandati se è parlato tanto di privatizzazioni, sono tanti punti di vista, ne abbiamo parlato anche nei nostri incontri. Non si è tanto guardato a come sono andate queste imprese nei 30 anni successivi. Come è cambiato il capitalismo italiano dopo 30 anni dalle privatizzazioni? Che ruolo ha lo Stato azionista o deve avere lo Stato azionista? Le imprese pubbliche, che come vedremo sono la maggior parte delle grandi imprese del nostro paese, fanno sistema? Sì, fanno sistema, lo vedremo, ma in che modo fanno sistema? C'è un disegno? Ci domanderemo e poi alla fine anche in qualche modo come questo sistema, questo patrimonio di grandi imprese potrà inserire adesso nel prossimo Consiglio europeo si discuterà questo piano industriale del Green Deal e evidentemente noi dobbiamo esserci e dobbiamo esserci con le nostre grandi imprese. Un'ultima chiosa, ma lo vedremo andando attraverso la storia. Una breve storia, una breve panoramica di queste nostre grandi imprese, i tentativi di creare grandi imprese europee sono, io ne ho contati 5 in questi 30 anni che sono falliti, dalla Finmeccanica al Stom, all'Enel e Suez, a Telecom Italia e Deutsche Telekom, a Telecom Italia e Vivendi, a Telecom Italia e Telefonica. Erano tutte operazioni che avrebbero potuto creare dei campioni nazionali in settori altamente strategici e tecnologici. Sono fallite per varie ragioni, o per nazionalità o anche, e forse Franco poi ci saprà dire alcuni casi, per contrarietà degli azionisti. Gli azionisti che litigano, ognuno vuole una parte e alla fine non si riescono a mettere d'accordo. Allora, gira qui. Come va qui? Come scende?
questo. A 30 anni della privatizzazione, le grandi imprese italiane, la maggior parte delle grandi imprese italiane sono controllate dallo Stato. Eni, Snam, Ternan, Saldo Energia, Saipem, Italgas, Enel, Leonardo, che era Finmeccanica, Poste, Sace, Autostrade, Anas, Fincantieri. La stessa Ilva, che è la seconda acciaieria più grande d'Europa, potrebbe anche, lo Stato potrebbe tornare in controllo della società. Si aggiungono partecipazioni di Cassa Depositi e Prestiti, come ben sapete, del 10% in Telecom e del 55% in Open Fiber, più tutta una serie di altre partecipazioni in imprese medio-grandi, di cui qui e là diremo. Direi che tra i grandi fallimenti, lo sappiamo tutti, sono Telecom, Autostrade e Ilva. Per quanto gravi, a mio parere, non possono esimerci da una valutazione tutto sommato positiva del processo. I privati, ecco, cosa hanno fatto i privati? I privati hanno brillato per la loro assenza e incapacità. Fiat, Pirelli, Monte di San Ferruccio, Olivetti, talcenti non hanno partecipato. Si è visto molto bene, l'abbiamo quando Giuseppe Guarino tentò di fare le super holding, ci ha raccontato Pietro Modiano, ci raccontava ieri alla presentazione a Treccani del libro di Franco Pierluigi Ciocca. Io ero molto amico di Guarino. Quando Guarino, sapete, tentò di fare queste due grandi super holding, una mettendoci dentro tutte le imprese industriali, l'altra tutte le imprese finanziarie, gli dissero, Ciampi disse sì, però chi le compra? E Guarino giustamente incontrò i grandi industriali italiani che dissero, Romiti disse, ma sono tanti soldi. Ed era effettivamente un conglomerato di tante cose, di tanti settori, era forse difficile pensare che sarebbero entrati in un'operazione che Ciocca ha definito come l'antibeneduce, cioè il ritornare. Quando hanno risposto alla chiamata di Telecom, lo sappiamo bene, lo vedremo brevemente, hanno distrutto valore sempre. Sono riusciti, vogliamo dirlo, a distruggere anche la seconda più grande industria italiana, la Montedison, e così la chimica italiana. Hanno fatto meglio i siderurgici, i Rocca con la Techint, hanno fatto molto male i Riva con l'Ilva, hanno fatto bene, ha fatto bene la General Electric con il nuovo Pignone, molto male il governo D'Alema, i governi successivi, i regolatori con l'autostrada venduta ai Benetton. Molto meglio dal punto di vista industriale invece l'alimentari venduto agli stessi Benetton. Tutto sommato il nocciolo di controllo dello Stato è un'ampia base azionaria di investitori istituzionali italiani ed esteri, sembra essere emerso come un buon modello. Se ricordate la discussione allora tra nocciolo duro e public company, alla fine questo modello ha funzionato. Se, e lo vedremo, fosse stato scelto forse anche per Telecom, forse non avremmo avuto i problemi che ho avuto successivamente. Prodi mi diceva l'altro giorno, non avevamo scelta, era come dire anche una necessità, come dire, politica di dimostrare che noi non avremmo solo fatto l'ouverture de capital alla francese, ma avremmo coinvolto davvero. Devo dire che se nei documenti del tesoro si parlava di la creazione di 12 o 13 grandi poli, nuovi poli industriali, ecco, tutto questo non è successo. L'Eni, adesso scorro un pochino le grandi, l'Eni opera come una delle grandi oil and gas company internazionali, compra e vende petrolio, lo vende estero su estero, tecnologicamente molto avanzata, cresce grazie alle esplorazioni, un portafoglio diversificato sopra la media sia per quantità che qualità, è primo al mondo per tasso di sostituzione delle riserve, al primato mondiale nella conversione delle raffinerie e delle bioraffinerie verdi, che è uno degli obiettivi importanti del piano di portare l'Eni a essere nel 2050 CO2 free. Ecco. Snam, Italgas e Saipem sono passate a Cassa Depositi e Prestiti. È stata o non è stata una scelta giusta? Nel 1992, Franco Bernabello sa bene, ce l'ha raccontato molto bene in un suo bello e importante libro,
è stata creata la Super Agip, è stata fatta una grande trasformazione, le resistenze erano molte, le aziende, due grandi aziende, Agip e Snam, volevano entrambe mantenere la loro indipendenza, quindi volevano che l'ENI rimanesse un pochino un luogo, come era prima, ente economico, di mediazione tra la politica e le aziende, ma il vero potere stava nelle aziende. Ha vinto la Super Agip, ha vinto, devo dire, la visione anche di Franco Bernabè, sostenuto da Giuliano Amato, da Mario Draghi e da tanti altri, e si è così creato uno dei grandi competitor internazionali. È fallita l'operazione Enimont è stata però ristrutturata la chimica e liquidate molte delle attività non core. L'ENI prevede che il rimpiazzo del gas russo avvenga al 50% nel 2022-23, all'80% nel 23-24 e nel 100% nel 24-25. Le fonti alternative di gas possono venire da tanti paesi, l'Australia, l'Indonesia, l'Angola, il Congo, la Nigeria, l'Egitto, la Libia, l'Algeria, il Regno Unito, la Norvegia e l'Italia. Su questo ci si è molto attivati in questi, dallo scoppio della guerra in poi. Dovrà quindi essere alzato il volume di LNG che è cresciuto del 10% nel 2020. I maggiori produttori di LNG, e qui è interessante perché si è creato un cartello abbastanza anomalo, sono il Qatar, l'Arabia Saudita, l'Iran e la Russia, che in qualche modo hanno interesse a tenere i prezzi alti, a scapito ovviamente di grandi paesi europei, Italia, Francia e Germania. Nel medio periodo l'ENI vede la fusione magnetica entro il 2025-2030, l'idrogeno blu e dopo il 2030 la fusione magnetica e l'idrogeno verde. Se tutto questo avverrà, allora l'obiettivo zero carbon 2050 sarà raggiunto. Arriviamo all'Enel. L'Enel è un'altra grande azienda italiana, è una delle maggiori utility integrata d'Europa, la prima per capitalizzazione e leader mondiale nelle rinnovabili. Ha dovuto affrontare il referendum sul nucleare, ancora negli anni 80 aveva 4 centrali nucleari e aveva in progetto di costruire altre 10, e ha dovuto affrontare il decreto Bersani, il processo di liberalizzazione con la metà della produzione, il dimezzamento della produzione, quindi la riorganizzazione in un regime di mercato libero e di unbundling. Dopo il referendum, quindi in realtà sulle rinnovabili l'Enel aveva l'idroelettrico e poco di più, inoltre aveva ancora molto carbone, doveva occuparsi dei residui come l'ATZ, l'alto tenore di zolfo, alti inquinanti come l'SO2, la pioggia acida. Solare, eolico, geotermia, biomassa, energie dai rifiuti. Celebre, ecco, rimarrà nel 2006 il tentativo di acquisire la grande società francese Suez. I francesi si misero contro, qui fu effettivamente il governo francese a non volere che venisse acquisita. Nel 2008 la Suez si fonderà con Gaz de France. Dopo il fallimento francese, l'Enel compra Endesa, il più grande produttore di energia spagnolo. Entra nel 2001, ricordate, nelle telecomunicazioni, con l'acquisizione di Infostrada da Vodafone, per poi fonderla con Wind e cederla pochi anni dopo, nel 2005, successivamente, sempre nelle telecomunicazioni, entra in Enel Open Fiber, la società che deve costituire la rete alla banda larga, ricedendola poi alla Cassa Depositi e Prestiti. L'Enel ha avuto un'espansione internazionale straordinaria con l'idea di diversificare le nostre fonti di energia. E questo sicuramente ha avuto grosso successo. Alcuni si domandano se l'Enel si è occupata un pochino troppo dell'internazionalizzazione e troppo poco di casa nostra. Finmeccanica e Leonardo, un'altra grande realtà di alte tecnologie. Dopo la vendita della Alfa Romeo, ricordate, nel 1986, avvengono due eventi positivi per la Finmeccanica. Una è la cessione delle attività elettroniche della STET alla Finmeccanica e l'altra l'arrivo delle ex aziende EFIM, alcune delle quali erano eccellenti aziende.
Fabiani deve affrontare questo complesso processo di integrazione e crea il concetto di polo delle alte tecnologie. I settori erano aerospazio, difesa, automazione industriale, trasporti ed energia. L'automazione industriale era un settore in cui è entrata la Finmeccanica proprio in quegli anni, comprando Hersack Bailey e Process Automation, e perché dovevano gestire i lunghi tempi di alcune delle commesse nei trasporti e nell'energia e nell'aerospazio e nella difesa con più brevi processi di automazione industriale. In tutto questo verso la metà degli anni 90 inizia ad avere un effetto forte due fattori: uno è il crollo del muro di Berlino, quindi la riduzione della domanda di sistemi di difesa, e l'altro la chiusura del nucleare, che avrebbe avuto su Ansaldo e su tutta una serie di imprese tecnologiche dell'energia della Finmeccanica un effetto molto negativo. Quindi il polo delle alte tecnologie va in crisi, l'Ansaldo incomincia ad avere problemi, i trasporti, i treni, il Breda incominciano ad avere dei problemi, arriva Guarguaglini. Guarguaglini decide di rifocalizzarsi sul core business aerospazio e difesa, e bisogna però risanare per quanto possibile e sposare o dismettere le altre attività. Viene ceduta, ahimè, tutta la parte di automazione industriale, che erano leader mondiali, l'Hersack Bailey, il Process e altre aziende del tipo. Quindi nel Ansaldo Energia, Ansaldo STS, Ansaldo Breda, Hersack Bailey, Process Automation vengono venduti, una alla ABB, l'Ansaldo Energia a CDP, ecco, incominciamo a fare sistema. Nel 2015 vende l'Ansaldo Breda ad Ansaldo STS all'Itaci. Nel giugno 2022 Leonardo DRS acquisisce l'azienda israeliana di radar e sistemi avionici RADA. Oggi la Finmeccanica partecipa da tutte le grandi alleanze internazionali nei settori dello spazio, dell'aerospazio, della difesa, dei sistemi elettronici e degli elicotteri. Come sapete, siamo il numero 2, Augusta Wendland, negli elicotteri al mondo. In altri settori primeggiamo, ecco, anche se siamo un gruppo tra i medi all'interno di gruppi molto più grossi in Europa e non solo in Europa, siamo comunque il 13° gruppo in aerospazio e difesa. La gestione attuale di Alessandro Profumo, mi dicono tutti che è stata una gestione molto, molto buona e positiva, e ha un ruolo geopolitico importante Leonardo, e vedremo nelle prossime puntate come andrà a finire anche questa storia. Le reti, la SNAM è una grande reti del gas, fortemente internazionalizzate, alte tecnologie. Alberto, se poi ci dirai qualche parola in più. Stessa cosa per Terna, la grande rete elettrica, che sono di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti. Nexi è il più grande operatore di pagamenti in Europa, recentemente acquisito da Cassa Depositi e Prestiti e da tre grandi fondi, Hellman, Friedman, Mercury e Eagle, che in realtà insieme controllano un'azienda che è fortemente strategica. Ha recentemente sottoscritto un importante contratto con l'ENI per la gestione di tutti i suoi sistemi di pagamenti. Quindi anche su questo fronte un po' di attenzione va vista. L'Ansaldo Energia è in difficoltà, lo sappiamo, è in difficoltà di commesse. Recentemente la Cassa ha fatto un aumento di capitale di 500 milioni di euro. La Saipem, anch'essa in difficoltà, sempre per mancanza di commesse, per la crisi nel mondo del petrolio e nel gas in questo periodo, è stato fatto un aumento di capitale di 2 miliardi di euro, 44% ciascuno, Cassa Depositi ed Eni. Fincantieri, non vi dico, è un'eccellenza mondiale, è la prima azienda al mondo per le navi, che costruisce navi per crociere, è nel militare, si è diversificata nelle infrastrutture, ha un indotto di circa 70.000 persone, aziende, quindi voglio dire, è in proprietà anche questa della Cassa Depositi e Prestiti, era sotto Fintecna, che a sua volta è passata sotto la Cassa.
Sappiamo del fondo F2I, devo andare un po' veloce perché secondo me, se no non arrivo fino alla fine. Il fondo F2I è un fondo che è stato voluto nel 2007 fortemente da Prodi ed è un fondo infrastrutturale con l'idea di... Come? Sei rimasto alle reti invece. Alle reti? Sì, invece. Il fondo F2I, sì, che è un altro nasceva con l'idea di favorire il processo di consolidamento e privatizzazione nel settore del pubblico utilità. Oggi è il primo fondo, Vito Gamberale lo ha creato e lo ha governato molto bene per molti anni, opera in tutti i settori dei servizi di pubblica utilità, è il più grande fondo infrastrutturale nazionale al mondo ed è una best practice. L'idea di Gamberale era quella di creare poi alla fine una holding che avrebbe in qualche modo gestito le grandi reti di servizi pubblici locali insieme ai privati in regime di concorrenza. Abbiamo WeBuild, come sapete, che nasce dall'accorpamento grandi lavori, grandi costruzioni di Salini, Impregilo e Astaldi. Anche qui un'operazione che la cassa fa perché la deve fare, perché c'erano dei problemi anche finanziari. È un grande costruttore che opera in tutto il mondo, sì, ha un valore strategico geopolitico se vogliamo, ma ci si domanda perché lo Stato deve per forza essere proprietario di una realtà come questa. La cassa ancora il 10% di TIM, lo sappiamo tutti, lo leggiamo sui giornali. Euronext, che è l'insieme di tutte le borse europee, ha il 30% di Poste, ha CDP Real Estate, che era in parte veniva dagli immobili, è il primo operatore immobiliare italiano che stava in fintech, una fintech Real Estate che è stato portato in cassa. La cassa poi ovviamente lavorando con gli enti locali ha un senso che aiuti i comuni a valorizzare, a vendere e a riqualificare gli immobili, un business importante, ha un senso che lo faccia, ma certamente non facile. Io mi sono occupato molto di patrimonio pubblico e so di cosa stiamo parlando. Poste Italiane. Poste Italiane è diventato un gigante che cammina. All'inizio degli anni 90 perdeva 2 miliardi di euro ed era una grande macchina burocratica. Oggi guadagna 2,4 miliardi di euro e si è diversificato in moltissimi settori. Ha fatto un'operazione di trasformazione molto, molto importante. Quattro amministratori delegati si sono succeduti in 24 anni. E Passera per 4 anni, Sarmi per ben 12, Caio per 3 e Delfante per 6 anni, con una certa continuità. È diventato leader in settori d'avanguardia, dai pagamenti online, incluse energia e gas, alle carte prepagate, dalla logistica alla consegna dei pacchi, alle assicurazioni, all'intelligenza artificiale, fino al ruolo di supplenza di pubblica amministrazione. Lo abbiamo visto durante il Covid e lo abbiamo visto con il bonus 110%. Postpay diventa la prima carta prepagata d'Europa e la seconda al mondo dopo i cinesi. L'idea di fondo è quella di democratizzare i pagamenti elettronici. Vengono create 20 milioni di identità digitali con lo speed delle poste e i clienti di BancoPosta salgono anch'essi a oltre 20 milioni. Il PostMobile, attraverso una convenzione con piattaforma Vodafone, diventa il primo operatore virtuale d'Europa. Si rafforza Post Air Cargo, Mr. Air per i trasporti. Nel 2021 vengono creati due giganteschi centri di smistamento, uno a Bologna e uno a Lambrano vicino a Pavia. Le Poste sviluppa incomincia a sviluppare una visione internazionale nei grandi trasporti, nei pacchi di trasporti, comprando la Sanji, un operatore cinese. Quindi diciamo che Poste non è più la posta che avevamo 20 anni, è abbastanza una storia italiana di particolare successo, ha grandi tecnologie, entra in settori tutti molto molto importanti, che vanno dalla finanza fino alle alte tecnologie dell'informazione. La privatizzazione e la quotazione hanno sicuramente funzionato, le Poste può essere considerata una grande corporazione italiana.
Telecom, ecco, io non so dire molto, ma sappiamo che Telecom parte con il nocciolino duro, quindi 6%, la Fiat ci mette lo 0,6, il resto ci mettono le banche, dura un anno, gestione Rossignolo, non funziona, parte l'OPA di Colaninno, fortemente voluta dal governo D'Alema, si indebita fortemente la società per acquistarla, per acquistarne il controllo, la cosa non va bene, lo sappiamo bene, Franco Bernabé viene chiamato a gestire la situazione, cerca di fare un matrimonio con Deutsche Telekom, che a livello politico, ci racconta nel suo libro, era piuttosto voluto da entrambe le parti, c'era forza e volontà politica. All'ultimo momento D'Alema disse sì, sono d'accordo, disse politicamente sono d'accordo, ma prima deve finire l'OPA di Colaninno. Quindi la cosa non se ne fece niente. Arriva Tronchetti Provera e anche lì si vende tutto quel che si può vendere, il debito continua a aumentare, viene richiamato Bernabé, che fa oltretutto due tentativi di matrimonio importanti, uno con la Telefonica portoghese e uno con Vivendi. Entrambi avevano un senso industriale. Lascerò lui dire di più su queste cose. C'è poi una girandola di azionisti e amministratori negli anni successivi fino allo stallo sulla rete unica di oggi che leggiamo tutti sui giornali, su cui non starei a dire niente in questa sede. E arriviamo all'Ilva. Io qui leggo rapidamente una citazione di Franco Amatori. Una singola privatizzazione risolta positivamente, Dalmine e Rocca, ha fatto riscontro la vicenda complessa di tutta la siderurgia italiana, oberata da debiti contratti a cavallo del 1990, in cui una dissennata politica di acquisizioni che doveva essere posta in vendita. La dismissione più rilevante fu quella che riguardava lo stabilimento di Taranto, un impianto a ciclo integrale fra i maggiori d'Europa. Se la giudicò a condizioni molto favorevoli in una trattativa privata la Riva, una media azienda lombarda, le cui variabili dimensionali erano modeste rispetto a quelle della società pubblica che controllava l'impianto siderurgico di Taranto. La più autorevole storiografia di settore sottolinea come nell'accordo di vendita tra IRI e Riva non venisse allora menzionata la questione ambientale, un'omissione che ha pesato sui drammatici sviluppi successivi con inchieste penali che hanno accertato pesanti responsabilità finanziarie della proprietà Riva, oltre che a colpevole incuria nei confronti della salute pubblica e dell'ambiente e sul destino ancora incerto dell'impresa privatizzata. Anche qui lascerò, credo, a Franco dire qualcosa di più, ma i principali bullet, come dire, eventi sono nel 2012 il governo Monti, c'è il sequestro dei beni, confisca degli impianti, si dimette Riva, nel 2013 il sequestro di 8,1 miliardi di beni dei Riva, più di 1,5 erano nascosti in paradisi fiscali, Bondi viene nominato commissario, Ronchi per l'ambiente. 3 anni, investimenti per 4,2 miliardi, questo era il piano, per il risanamento ambientale entro il 2022, ma andavano fatti anche 3,5 miliardi di investimenti industriali a ridurre il debito, 1,5 a breve, di cui 1,8 poteva venire dalla proprietà o da ulteriori investitori. Ma questi, una questione di tempi giuridici, economici, finanziari, non coincidevano, la situazione si complicava ulteriormente. Il governo Renzi nomina Gnudi al posto di Bondi, Carruba al posto di Ronchi. Si cercano partner, Arvedi, Mercegaglia, ArcelorMittal, ma senza gli esiti sperati. Nel 2014 l'Ilva fu dichiarata fallita. Guerra, consigliere di Renzi, propone il passaggio a una società pubblica e la successiva privatizzazione. Il piano non funziona, anche per l'intervento della Commissione europea sugli aiuti di Stato, sollecitata da altri siderurgici europei. Vengono presentate 2 offerte, una Acciai Italia con Jundal, Arvedi, Del Vecchio e CDP e l'altra con ArcelorMittal e Mercegaglia con 2 piani diversi. Prevalsero le esigenze finanziarie su quelle ambientali ed industriali. In maggio 2018 vince ArcelorMittal con un'offerta di 1,8 miliardi e 2,3 miliardi contro gli 1,2 più altri 3 messi in piatto da Acciai Italia. Nel 2018 avviene la cessione di Ilva ad ArcelorMittal. E sugli eventi successivi lascerò che Franco ci dica.
Allora, ci domandiamo a questo punto se esistono delle operazioni di sistema, se questo sistema è qualcosa, si parla. Allora, qui ho messo la lista un po' delle operazioni, quindi il passaggio di Snam, Italgas e Saipem ad Eni, alla CDP, il passaggio di Terna, GSI, da Enel a CDP Reti, il passaggio di STM, Microelectronics, dalla Finmeccanica alla CDP, poi di nuovo al MEF, il passaggio di Ansaldo Energia da Leonardo a CDP, che permetteva appunto Leonardo di concentrarsi su core business, il passaggio di Autostrade dai Benetton a CDP insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, il passaggio di Enel Open Fiber da Enel a CDP e a Macquarie, l'entrata di CDP in TIM per favorire l'integrazione con Open Fiber e la realizzazione della rete unica, gli aumenti di capitale di CDP ad Ansaldo Energia e Saipem, li abbiamo visti, l'acquisto di Nexi da parte di CP e di tre azionisti che insieme hanno la maggioranza e controllano una rete di informazione estremamente strategica per il paese. E andiamo avanti ancora, il passaggio di SACE, SIMES a CDP per creare un polo integrato di finanziamento all'export e la successiva recessione di SACE al MEF, questa è un'altra storia interessante ma non mi ci soffermo, la cessione di TAG, gasdotto che arriva dall'Austria, di proprietà dell'Eni a CDP per ragioni di antitrust europeo, F2I a maggioranza CDP attraverso la sua società F2I Rete Italia acquisisce il controllo di Enel Rete Gas dall'Enel e aggrega le sue due controllate 2i Gas e GS. Il passaggio di Fincantieri a CDP e delle attività immobiliari Fintecna a CDP Real Estate, l'entrata di Invitalia Ilva, l'aumento di capitale di CDP, abbiamo detto, di Ansaldo Energia e quello di Eni in Saipem. Si tratta di operazioni richieste per varie ragioni e concordate informalmente con il governo e con i vertici di CDP. Va bene così? Sono tutte operazioni giuste e convenienti per le imprese stesse e per CDP? Che tipo di controllo su questo tipo di scelte la proprietà pubblica ha? E quindi veniamo alla questione, la grande questione di quale ruolo per lo Stato azionista. E qui con Franco ci siamo incontrati e scontrati 2 anni fa con 2 opzioni. Una era un gruppo di lavoro fatto dal forum DD, guidato da Fabrizio Barca, a cui ho partecipato anch'io. L'idea era di dare missioni alle imprese, era il tempo in cui le idee della Mazzucato erano molto in voga, e di creare un presidio tecnico, l'idea era di creare un sorta di consiglio di esperti di 15-20 persone al MEF che potesse essere a testa pensante dello Stato azionista e nel suo tempo potesse concordare e verificare le missioni che man mano venivano date alle imprese pubbliche. L'altra opzione era quella di mettere le imprese nelle mani adatte e lasciare che siano le imprese a decidere cosa è meglio fare. E qui sentite la voce di Franco Amatori, che ci ricorda, ecco, su questo lui a un certo punto ci ricorda un modello molto, il modello del keiretsu giapponese, in cui le aziende si incontrano, si parlano con frequenza, decidono insieme se fare e non fare certe operazioni e sono unite tra di loro da partecipazioni incrociate da una main bank. Allora, per il momento il nostro sistema assomiglia un pochino di più a un keiretsu che alle precedenti partecipazioni statali che avevamo, il modello IRI, il modello ENI. Abbiamo una gestione piuttosto informale, le scelte sono proposte dalle imprese, sono discusse con la cassa e con il MEF, noi sappiamo che alcune delle imprese sono detenute direttamente dal MEF, alcune sono detenute dalla cassa, che a sua volta è detenuta per l'80% del MEF circa e per il 20% dalle fondazioni bancarie. Aggiungo una cosa, la cassa è una market unit secondo la statistica europea, quindi la cassa sta fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, quindi quando la cassa compra un'impresa dallo Stato a tutti gli effetti è una privatizzazione, è come dire allungare la catena di controllo dello Stato, se vogliamo metterla così. La cassa, proprio perché è una market unit, può fare aumenti di capitale alle imprese che detiene, l'abbiamo visto con Ansaldo Energia, l'abbiamo visto con Saipem. Io mi domando quanto diverso sia i fondi di dotazione dagli aumenti di capitale che fa l'azionista, la cassa
la cassa, perché invece l'APE, l'Agenzia di Partecipazione d'État francese, che sta tutta a Bercy, tutta dentro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può fare aumenti di capitale alla propria impresa, ma le gestisce con un consolidato in maniera molto proattiva. Tanto che, per esempio, un esempio, l'EDF adesso la tolgono dal mercato, dall'azionario, e le danno la missione di ristrutturare tutti gli impianti nucleari francesi, per dire. Quindi, quale ruolo della politica? Ecco, cosa garantisce che CDP e le aziende siano messe nelle mani adatte? Qui c'è ovviamente il problema del manico, delle nomine, dell'importante che il gatto... No, mi fermo qua, d'accordo. Bravissimo. Una bellissima presentazione. Grazie, ma è un po' generoso. Che è proprio andato fuori. Allora, dottor Bernabé. Ecco. Allora, i temi che sono stati sollevati nella presentazione di Edoardo sono veramente talmente tanti che ho difficoltà a raccogliere le idee e a fare una presentazione ordinata. E ci sono troppi stimoli, troppi temi che vanno affrontati, troppe riflessioni che vengono sollecitate, e quindi cercherò però di fare, diciamo, una cosa che sia contenuta all'interno di un periodo di tempo ragionevole, partendo però dagli stimoli che venivano dalla stessa domanda di Amatori, cioè quale apparato industriale viene fuori dalle privatizzazioni. E la seconda domanda era: c'è un disegno? Si pensava a fare politica industriale con l'antitrust? E poi un'altra domanda che viene fatta da Edoardo è: ma era opportuno o sarebbe opportuno dare delle missioni alle imprese in modo tale che ci sia uno strumento di governo da parte dello Stato in questo diciamo relativamente confuso sistema che è stato creato dalle privatizzazioni? Cerco di dare una risposta prima di tutto a queste domande, poi magari entro nel dettaglio di tante altre questioni che sono state sollevate dalla presentazione. Ma proprio vorrei partire proprio dalla sollecitazione di Amatori, e cioè se si pensava di fare politica industriale con la sola strumento dell'antitrust. Beh, da questo punto di vista c'è una differenza fondamentale fra quello che è avvenuto in Europa e quello che è avvenuto negli Stati Uniti per l'influenza sostanzialmente della dottrina neoliberista che è stata varata negli anni 70. Voi tutti ricordate, ovviamente, anzi voi me lo insegnate, che questa idea promossa dall'articolo di Jensen e Meckling del 76, mi pare, sulla missione dell'impresa come strumento di creazione di valore per gli azionisti. Poi la teoria del consumer welfare standard e poi soprattutto, diciamo, delle trasmissioni televisive di Milton Friedman, nelle quali free to choose, che più del premio Nobel e più dei libroni di Milton Friedman hanno contribuito a creare l'ambiente nel quale tutto il tema delle privatizzazioni si è sviluppato nel corso degli anni 80 e 90. Credo che, come diceva, mi sembra, Keynes, che dietro ogni decisione c'è un economista morto, ecco, il condizionamento che si è verificato negli anni 70, 80, 90, per effetto di, io direi, soprattutto delle idee di Friedman nella trasmissione televisiva che lui
che lo ha reso un personaggio veramente popolare, che ha ispirato. Tutti dicevano di Friedman, che tutti polemizzavano con lui, soprattutto quando non c'era. Sì, esatto. Ma devo dire che c'è una differenza fondamentale, questo non l'ho mai visto osservato da nessuno, fra l'interpretazione diciamo del neoliberismo negli Stati Uniti e in Europa. Negli Stati Uniti il neoliberismo ha avuto come sbocco sostanzialmente la teoria di Bork, quella dell'antitrust paradox, che sostanzialmente dice che la teoria antitrust sviluppata negli Stati Uniti per più di metà del secolo era completamente sbagliata, che non si dovevano temere le concentrazioni industriali, che il grande è bello, che arriva fino alle dichiarazioni recenti di Peter Thiel, di Elon Musk, eccetera, cioè competition is for the losers. In Europa la stessa dottrina è stata interpretata in modo completamente opposto, cioè ha prevalso il consumer welfare principle, cioè la grande concorrenza, la pluralità degli operatori, eccetera, eccetera, eccetera. Anche quando uno studente del primo anno di economia sa che la concorrenza è il regime nel quale il prezzo uguale al costo marginale, e cioè il profitto è zero. Cioè gli Stati Uniti e l'Europa hanno interpretato questo grande movimento ideologico-culturale in senso opposto, e negli Stati Uniti questo ha creato le più grandi concentrazioni del secolo, e in Europa questo ha creato i disastri della tecnologia, nelle telecomunicazioni, ma in tanti altri settori, esponendo l'Europa a un processo di deindustrializzazione che si completerà probabilmente con il Fit for 55 e tutte le teorie sulla transizione energetica, che stanno portando allo smantellamento dell'unica industria forte che era rimasta in Europa, e cioè l'industria automobilistica, della quale campa in parte anche l'Italia come fornitrice, diciamo, di seconda istanza all'industria automobilistica tedesca. Quindi gli Stati Uniti si sono rafforzati, nel frattempo la Cina si è rafforzata e l'Europa si è indebolita, anche perché che cosa è successo nel frattempo? Che il paradosso è che il neoliberismo ha avuto come interprete più autorevole non Reagan, come tutti pensano, ma ha avuto come interprete più autorevole Bill Clinton, il quale nella convinzione che oramai il mondo fosse indirizzato a un'era di pace e di tranquillità sotto il dominio americano e della democrazia liberale americana, ha favorito l'ingresso, ha liberalizzato la finanza, ha favorito le concentrazioni, ha autorizzato l'ingresso della Cina nel WTO e ha favorito, diciamo, il più grande processo di decentralizzazione dell'industria europea, che ha portato a una situazione nella quale, diciamo, di fronte ai primi spunti di crisi che sono stati determinati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, determina una precipitosa marcia indietro con un rovesciamento completo dell'idea che lo Stato non debba essere presente nell'economia, ma anzi che proprio in ragione del fatto che diciamo il problema dell'intervento dello Stato è un problema, diciamo, di rivitalizzazione, insomma, del concetto di mercantilismo, ecco, ci porta a un rovesciamento del consumer welfare principle, ci porta a un rovesciamento dell'idea che
quello, l'unica cosa che conta è la shareholders value, e si torna a un'idea di stakeholders value propagandata perfino da BlackRock recentemente, per cui diciamo che oramai si è tornato più o meno a quello che c'era prima degli anni 70, prima di Begley e Jensen, prima di Friedman, e cioè il fatto che l'economia e l'industria sono una cosa molto complicata, che non conta solamente il problema dell'efficienza, ma conta il ruolo di tanti stakeholders, dai clienti ai dipendenti allo Stato nelle sue varie accezioni, e quindi si torna a una situazione più normale. Io non so se questa situazione continuerà, se si consoliderà, anche se penso che diciamo tutte le idee di cui ci siamo imbevuti negli anni 70, 80 e 90 e oltre sono difficili da abbandonare, ma certamente nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, una qualche inversione di tendenza c'è stata e secondo me è destinata a durare. Quindi direi che se torniamo un po' al tema delle privatizzazioni, quindi lasciando il contesto ideologico e di dottrina nel quale si sono sviluppate, la seconda domanda che faceva Amatori è: quale apparato industriale emerge dalle privatizzazioni? Ecco, lì io devo dire che in effetti io ho un giudizio positivo sul tutto il processo di privatizzazione. Non è stato sbagliato il processo in sé, l'obiettivo in sé di inserire elementi di mercato nella gestione di aziende pubbliche. Ma quello che è stato sbagliato è stato di volta in volta lo strumento, gli errori che si sono fatti sono stati sono dovuti allo strumento o alle scelte che di volta in volta si sono utilizzate. E qui devo dire che rispetto a quello che dice o al tema che ha posto Edoardo, e cioè se si debbano dare missioni alle imprese, ecco, io dico che questo è stato l'errore più grave che è stato fatto nel corso delle privatizzazioni, e l'errore più grave anche per quanto riguarda le imprese privatizzate, perché la crisi di Telecom Italia nasce non dal fatto che è un'impresa privatizzata o che è stata posseduta da privati, che per quanti errori abbiano fatto sono stati comunque una parte della storia. La crisi di Telecom Italia nasce dall'idea dello Stato e della politica di dare una missione a Telecom Italia. Quando c'era D'Alema, perché si riteneva che si dovesse avere un'impresa nazionale gestita da capitali italiani e finalizzata a un'infrastruttura italiana, l'errore di Renzi di imporre, ma anche di altri, devo dire che qui con l'amico Franco Bassanini abbiamo avuto delle discussioni molto forti su che cosa dovesse essere e cosa non dovesse essere l'infrastruttura di telecomunicazione italiana. E quindi, al posto di lasciare Telecom Italia, che aveva una delle più efficienti dei più efficienti sistemi di telecomunicazione in Europa, insieme a Deutsche Telekom, si è preteso di creare un sistema di telecomunicazioni presunto future proof. Quando se una cosa si può dire nella tecnologia, quello che si può dire è che non esiste una tecnologia future proof, e quindi con l'idea di fare una tecnologia future proof si è creato un mostro nel sistema di telecomunicazioni, ed è il dualismo fra Telecom Italia e Open Fiber, che non ha nessun senso comune. E questo si inserisce nell'ambito della demenziale idea dell'Unione Europea di creare un pluralismo di operatori, quando la Cina e gli Stati Uniti di operatori ne hanno, la Cina ne ha due, gli Stati Uniti ne hanno tre, l'Europa ne ha 250, perché con la teoria
del consumer welfare, l'idea era quello che più si abbassavano i prezzi, più c'era concorrenza, più si presumeva che, non lo so, la tecnologia si sviluppasse, ma la tecnologia non si sviluppa in quel modo lì. La tecnologia si è sviluppata negli Stati Uniti grazie a immense concentrazioni industriali, grazie a una redditività degli investimenti nelle tecnologie straordinaria, grazie a una concentrazione a potere monopolistico nelle telecomunicazioni straordinarie, e il risultato di tutto questo è che l'Europa non ha telecomunicazioni oramai, perché sono tutti in crisi drammatica gli operatori di telecomunicazioni europee, non ha un'industria della tecnologia, non ha niente di niente, e fra un po' non avrà neanche più l'industria che sviluppa attività nel settore energetico, perché con una transizione energetica dettata più da diciamo esigenze che sono legittime, se vogliamo, no? Ma che avvengono in un contesto che è un contesto internazionale nel quale tutti gli altri hanno idee e tempistiche molto diverse da quella che deve essere la transizione energetica. Quindi, tornando a Telecom Italia, francamente una società privatizzata ha subito un'interferenza dello Stato nel definire quella che avrebbe dovuto essere la missione delle telecomunicazioni in Italia, che di fatto ne ha decretato il fallimento. Adesso ci troviamo di fronte a due operatori, tutti e due in gravissima crisi, Telecom Italia e Open Fiber, e nessuna soluzione in vista, perché lo Stato continua a ripensare e a pensare su che cosa debba fare per risolvere il problema che lo Stato stesso ha creato. Un caso di successo e di monopolio, ovviamente, è il caso delle poste. Nessuno ha detto alle poste quale doveva essere la missione che le poste dovevano perseguire, perché mai e poi mai lo Stato ha detto, anzi c'erano tutti contrari, soprattutto il sistema bancario era contrario all'idea di Passera e poi all'idea di Sarmi di fare delle poste, prima di tutto una società che gestiva un grande, diciamo, apparato finanziario, perché siccome l'unico strumento di vantaggio competitivo che le poste avevano era il monopolio della presenza territoriale, Passera e Sarmi si sono inventato l'uno l'idea che attraverso questa presenza territoriale si potessero vendere polizze assicurative, servizi finanziari, eccetera. E Sarmi si è inventato il fatto che attraverso il monopolio della presenza locale si potesse vendere telecomunicazioni mobili e altri strumenti tecnologici. Quindi, diciamo, le poste sono un elemento di successo, perché nessuno ha detto, né a Passera né a Sarmi, Caio poi un'altra roba, né a Passera né a Sarmi, che cosa dovessero fare, e le poste hanno utilizzato il monopolio che avevano, rompendo le scatole al sistema bancario e al sistema finanziario, e creando però quello che è oggi un operatore importante e un operatore che ha un forte vantaggio competitivo e che comunque ha mantenuto l'obiettivo, l'unico obiettivo che lo Stato avrebbe dovuto e potuto dare alle poste, cioè quello di salvaguardare i livelli occupazionali o comunque di favorire una razionalizzazione dei livelli occupazionali in termini graduali. La siderurgia. Ecco, la siderurgia. La siderurgia, un altro, lì è stato, il tema della siderurgia è più complesso, perché la siderurgia è stata privatizzata, giustamente, è stata privatizzata, come dice correttamente Edoardo, a un medio imprenditore lombardo che sapeva gestire l'impresa, infatti l'ha gestita molto bene, tant'è che l'Ilva ha fatto miliardi di utili quando era gestita dai Riva, solo che Riva, essendo un medio imprenditore non consapevole della complessità dell'ecosistema che girava intorno all'Ilva, ha ripulito l'Ilva dai problemi che aveva lasciato la gestione
di Tal Sider Fin Sider e l'ha sfruttata al punto che i problemi ambientali sono emersi drammaticamente, costringendo all'intervento della magistratura. Dopodiché, anche lì, le scelte che ha fatto lo Stato, compreso il fallimento dell'Ilva, sono scelte demenziali, cioè non c'è nessuna ragione di far fallire l'Ilva. L'Ilva è fallita tecnicamente perché è stata messa in condizioni di non operare per quasi un anno. E quindi a quel punto, bloccata l'Ilva non ha potuto più operare. Dopodiché, anche lì, processo di privatizzazione. È stato un processo di privatizzazione condotto, io direi, abbastanza ingenuamente da parte dello Stato, perché si è pensato che in quel modello di privatizzazione fosse un modello che consentiva il rilancio dell'Ilva, mentre c'erano tante altre considerazioni che dovevano essere tenute presenti. Oggi il problema dell'Ilva è che in realtà non ha un padrone e quindi non è in grado di finanziare il circolante. L'Ilva di per sé potrebbe benissimo prosperare se avesse una società che ha 3 miliardi e mezzo di fatturato, se avesse un minimo di accesso al credito bancario. Noi lavoriamo per cassa e quindi abbiamo un ciclo di lavorazione da quando compriamo la materia prima che dobbiamo comprare in contanti al momento in cui incassiamo le fatture di 9 mesi e non abbiamo nessuna banca che ci finanzia. Quindi i problemi dell'Ilva sono problemi che riguardano il fatto che l'Ilva non è finanziabile. E non è finanziabile perché non ha gli asset che sono nell'amministrazione straordinaria. C'ha asset sequestrati in parte perché la magistratura li ha sequestrati. E quindi operare in queste condizioni è veramente una situazione drammatica, che devo dire, fra tutte quelle che ho viste e di quelle che ha citato Edoardo, purtroppo ne ho viste molte, dall'Eni a Telecom e voglio citare anche il caso di Nexi poi, l'Ilva è certamente la più complicata, ma di per sé dal punto di vista industriale è una situazione che non solo potrebbe essere affrontata in termini normali, diciamo come qualsiasi altra impresa, ma potrebbe anche gestire quell'ambizioso processo di transizione energetica che l'Europa impone e che necessariamente imporrà un isolamento dell'Europa rispetto al resto del mondo. Perché se l'Europa pensa di realizzare la transizione energetica mantenendo i mercati aperti e il commercio internazionale così come adesso, arriverà alla deindustrializzazione totale e a quel punto avrà risolto totalmente il problema. Già adesso, grazie a Clinton, noi viviamo in un mondo che ha creato 1 miliardo di persone nella classe media in Cina e in Asia e nel Far East asiatico, e che ha creato un drammatico impoverimento nella classe media in Europa e in parte negli Stati Uniti, e quindi diciamo che questo processo si completerà in un mondo dove ci sono 8 miliardi di persone, dove i miliardi di persone occidentali sono sempre meno rilevanti e meno importanti, e quindi diciamo assisteremo alla fine del mondo occidentale come l'abbiamo visto finora. Voglio parlare di Nexi però, perché siccome la vicenda di Nexi io l'ho vista diciamo in prima persona, e tra l'altro sono ancora un piccolo azionista di Mercury, avendo contribuito con Advent e Bain al progetto che ha portato all'acquisizione dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, che è stato poi trasformato radicalmente, questo mi dà l'occasione per dire, per fare una piccola riflessione su come è cambiato il capitalismo nel corso degli ultimi 20 anni. Allora,
Per fare l'operazione Nexi siamo partiti dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari, che era un'allegra brigata di banchieri che si riunivano una volta al mese, soprattutto per andare a giocare a golf, e che campavano di rendita sulle carte di credito che erano all'interno dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari e che si accontentavano del valore e delle rendite che venivano dai dividendi che l'Istituto Centrale aveva. L'acquisto dell'Istituto Centrale da parte di Advent e Bain, che ha comportato uno sborso di 2 miliardi e 300 milioni, è stato visto dai banchieri che partecipavano come una manna dal cielo e si sono tutti precipitati a vendere le loro quote. E Advent e Bain, io a quell'epoca ero il presidente e ho visto, ho contribuito, diciamo, a tutto il processo fino alla quotazione. Advent e Bain hanno varato un processo di ristrutturazione colossale, veramente straordinario, un po', diciamo, sulla linea di quello che avevamo fatto noi a Leni, cioè una trasformazione completa della società, tra l'altro eliminando quello che all'epoca dell'Istituto Centrale era il più grande asset, o così veniva considerato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale, cioè la licenza bancaria. Nexi è nato dall'eliminazione della licenza bancaria, che è stata ceduta a un altro istituto, e dalla trasformazione di quello che c'era all'interno del sistema delle carte di credito in un'unica, in un'entità che non aveva più niente a che fare con la banca. Quindi una trasformazione veramente radicale, più o meno la trasformazione che ha subito Leni quando assieme a Alberto Meomartini e a tanti altri abbiamo varato un programma al quale nessuno credeva, cioè l'idea che l'ENI potesse diventare una società quotata in borsa non era nelle corde di nessuno, anzi l'idea di tutti era che facesse la fine dell'IRI che è stato smontato. Devo dire che, per inciso, forse non ce n'era bisogno di smontare l'IRI come è stato smontato, e tantomeno c'era bisogno probabilmente di liquidare l'EFIM nel modo brutale in cui è stato liquidato e che ha comportato perdite per, se mi ricordo bene, 30.000 miliardi, quando probabilmente una transizione più ordinata come quella che abbiamo fatto noi abbiamo avuto il merito di farla rapidamente, quindi i risultati si sono visti presto, era anche più forte degli altri, aveva maggiori risorse, poteva finanziarselo, cioè c'erano tanti motivi per i quali l'ENI ha avuto successo. Però diciamo che il merito principale è stata la rapidità con la quale abbiamo fatto la trasformazione e poi la quotazione, che ha messo che ha messo al riparo l'ENI da qualsiasi altra interferenza. Ecco, quindi concludendo, devo dire, è una storia che ha tante sfaccettature, tanti aspetti, tante diversità, ma io credo che una parte dei problemi sia proprio da imputare alla filosofia che ha ispirato l'Unione Europea nella trasformazione dell'apparato industriale e nel privilegiare, diciamo, la concorrenza e la liberalizzazione quando tutto il resto del mondo andava verso la concentrazione e la difesa dei propri territori. Grazie. Io non posso che essere entusiasta di questa sua. Questa tua, ci davo del tuo presentazione. Adesso, Ruggero Ranieri. Ma sono un po' sgomento perché i temi
sono tantissimi e quindi è impossibile neanche affrontare, cercare di affrontare. Posso solo dire una cosa, quest'ultima cosa che ha detto Bernabé mi convince molto. Il modello ENI sarebbe stato, secondo me, un modello virtuoso anche per l'Ilva, per l'IRI, solo che varie circostanze che abbiamo elencato nelle ultime discussioni ci hanno indicato come fosse impossibile percorrere quella strada, anche se forse era la strada giusta, perché io rimango convinto all'irada del medio imprenditore, insomma, il medio imprenditore, insomma, la grande siderurgia ha delle leggi, delle regole. Io studio, insomma, la mia piccola carriera accademica si è centrata sulla grande sfida della siderurgia nel dopoguerra, costruire una grande siderurgia, la siderurgia della Filsider. E bisogna fare così, ci vogliono le economie di scala, ci vogliono i grandi accordi internazionali, le importazioni di tecnologia quando non ce l'hai, i grandi investimenti, cioè la grande siderurgia si fa così, non si può fare con il medio imprenditore lombardo che prende una grande fabbrica, la strizza, ci fa i profitti e poi il disastro si è visto. Comunque, concordo quindi sull'ultima cosa e volevo dire un'altra cosa. Di questo quadro, è vero, allora, Telecom è stato un mezzo disastro, ma non è una cosa piccola, no? Perché è uno dei settori più importanti, e questo è stato detto, insomma. E l'Ilva è stato un disastro, forse non è un settore oggi così strategico, ma comunque è un settore comunque importante. Mi domandavo, altre cose sono andate molto meglio, mancato da questo completamente le ferrovie, che secondo me sono comunque anche quelle un esempio di privatizzazione, un caso di privatizzazione che andrebbe un attimo inquadrato, perché parliamo comunque di una grande azienda. Ecco, io mi fermerei qua perché non ho altro da aggiungere. Scusa, anche lì devo dire che il tema è l'assenza, diciamo, di indirizzi da parte dello Stato che ha consentito alle ferrovie di sviluppare un proprio autonomo progetto. Voi ricorderete che negli anni 90 la teoria che dominava era quella di Andreotti, che ci sono due pazzi, quelli che vanno al manicomio e quelli che pensano di risanare le ferrovie. All'epoca, devo dare merito a Necci, che è stato il primo che ha contro tutti varato il programma che poi ha portato all'alta velocità e poi alla riorganizzazione delle ferrovie, comportando poi tutta una serie di problemi, perché poi Necci è stato coinvolto in una serie di problemi. Insomma, se abbiamo l'alta velocità oggi è grazie al fatto che quell'idea ha avuto un forte supporto imprenditoriale all'interno delle ferrovie e con la, come posso dire, la perplessità dell'opinione pubblica e anche della politica di allora. Quindi un altro esempio, un po' come le poste, no? Cioè di un'impresa lasciata più o meno libera di muoversi, che ha prodotto un risultato che oggi è di eccellenza. Però le ferrovie, secondo me, potremmo fare molto meglio anche adesso, perché mi è arrivata una comunicazione da un amico che era nella commissione, che ristrutturava, diceva: ma sei adesso sei contento perché fai Milano Verona in mezz'ora di me. Scherziamo. Io sono stato in Giappone, non so cosa c'è. Dico, noi saremmo in grado di fare ancora Milano, Cimini, Bologna, Lima, ancora la Toscana, in due ore, arrivare a Lecce. Siamo in Lecce, abbiamo un programma, stiamo andando,
insomma, che Palermo Catania si faccia in commissione di una cosa lì, il primo direttore si chiama Riccardo, mercato musicale. L'Italia è il classico paese con la ferrovia, cioè, allora chi c'è? Pietro, vuoi dire tu? Pietro? Forse. Avete il microfono spento. Mi sentite? Adesso sì. Ok, no, la mia domanda, Pietro, era capire perché le banche, il TUB avrebbe potuto aprire di nuovo alla banca holding in qualche modo, ma le banche hanno deciso di non partecipare in maniera importante al processo di privatizzazione. Mi domandavo se era per un problema di pesi, di assorbimento di capitale piuttosto, e di scegliere invece di andare sul risparmio gestito. Ma come spesso succede, molte di queste scelte strategiche, o diciamo di questi eventi che hanno poi condizionato nel lungo termine le strutture economiche, nascono un po' dal caso, perché la domanda che fa Edoardo, io ricordo una lettera di Cuccia a Prodi del luglio del 93 che dice: ma i grandi imprenditori italiani non hanno soldi, le banche privatizzate, ricapitalizzate con una piccola partecipazione di questi miserabili imprenditori nel noccioli duri, possono contribuire, esse sì, facendo leva alle privatizzazioni. Romano Prodi peraltro non era affatto contrario in linea di principio a un'impostazione del genere, tant'è aveva sempre sostenuto prima mandiamo avanti le banche a privatizzarsi e poi il sistema bancario privatizzato, immagino concentrato, sì, avrebbe potuto favorire un ordinato processo di privatizzazione. Dopodiché la stessa proposta viene da Cuccia e Prodi credo che neanche abbia risposto a quella lettera. Noi privatizzatori e giovani privatizzatori di quell'epoca, condizionati dall'idea che questo vento della concorrenza fra le banche avrebbe portato solo benefici, sottovalutando quelli di cui parlava Franco, cioè quelli derivanti dalla concentrazione, entusiasti eravamo del fatto di fare tutto meno che entrare nel capitale delle imprese, perché ritenevamo che questo non potesse essere il core business di una banca commerciale. Quindi ci privatizzammo con l'idea di continuare a fare il nostro mestiere facendolo semplicemente meglio. Il problema venne a galla fortemente con Credit Commit, almeno per quanto me la ricordo, perché l'idea alla base della fusione Credit Commit, molto più che IMI Roma, e penso a Franco Bernaghè che è stato, diciamo, incrociato da quella vicenda in periodi tempestosi e ne parla nel libro, ma a parte che ne parli nel libro è cosa che sta nella nostra memoria. L'operazione doveva servire per fare una banca in grado di contare nelle scelte della grande o media industria italiana e venne bloccata da diversi attori, ricordo Cuccia da una parte, Massimo D'Alema dall'altra, anche per, diciamo, contrasti negoziali col fatto che si voleva che si condizionava l'autorizzazione a Credit Commit all'assenso del credito italiano alla privatizzazione, all'operazione di Colaninno, cosa che ha messo chi era lì presente, di due o tre che eravamo lì presenti, in condizione di grave difficoltà. Quello che dice Franco è molto interessante, cioè il fatto che laddove è mancato un indirizzo le cose vanno bene, dove c'è stato un indirizzo le cose sono andate male. È una tesi bella e suggestiva, al pregio della semplicità. Io non so se qualcuno ha dato un indirizzo alla Telecom dal punto di vista di,
di politica industriale? Credo francamente di no, per quanto ho visto quegli azionisti che cosa avevano in testa. La stessa cosa con la SEAT che è stata la prima roba privatizzata, questa è stata privatizzata con una leva spaventosa. Io credo che tutta quella vicenda delle privatizzazioni molto più abbia a che fare con una somma di eventi casuali in assenza di una qualunque regia consapevole, piuttosto che con la presenza di una cattiva regia consapevole, però insomma è da discutere. Se qualcuno del pubblico, Salvatore Bragantini. Mettiti, no, ma così ti vedono. Sì, Franco, ci sono persone che potrebbero parlare molto meglio di me. Io dico solo una cosa, che nel caso Telecom mi colpisce come gli azionisti, evidentemente Stato e poi privati, non avessero capito che cosa c'era dentro la società. Hanno capito, diciamo così, l'investment banker di Colaninno, che ricordiamo come imprenditore italiano era tutto basato in Lussemburgo, con la BEL, no? Quindi colpisce il fatto che questa grande impresa pubblica italiana non era capita dall'azionista Stato, perché altrimenti si sarebbe comportato diversamente, e non è stata capita dai compratori privati, peraltro per percentuali misere, ma di questo abbiamo già parlato in un'altra occasione. Ebbi l'occasione di dire alla Fiat, voi eravate seduti su una miniera d'oro e non ve ne siete accorti, però lo stesso Stato evidentemente era in una situazione del genere, altrimenti forse avrebbe potuto come azionista fare qualcosa di diverso, anche se conosciamo tutti i vincoli dell'accordo Andreatta Falmirt. E lì ho ancora una domanda anche per te, perché tu ne hai scritto. E come mai la legge Draghi non ha potuto regolare le scatole cinesi, sostanzialmente? Com'è possibile che con pochissimi capitali si è riusciti a controllare grandi imprese industriali? E cosa è mancato? Allora, io ho fatto parte della commissione Draghi, come si chiamava, che scrisse il testo unico che fu poi, diciamo, divenne legge nel 98. In quella sede ho cercato di convincere la Commissione, in particolare Mario Draghi e soprattutto i suoi consulenti giuridici, che questo fosse un tema da risolvere, e non ci sono riuscito. Ho dedicato un paio di riunioni di questa Commissione a spingere in questa direzione, e ci fu una specie di fendre non reservoir, insomma, di questo tema non si è riusciti a parlare. Dico anche che la Commissione Draghi invece riuscì a proporre nel testo che fu mandato alle Camere per l'esame la raccolta di deleghe delle banche popolari, che era, come abbiamo visto poi, era un grimaldello che avrebbe impedito la continuazione di questi domini ventennali di grandi banchieri, che erano tali solo perché stavano seduti in cima a una banca e credevano che la banca fosse ricca perché c'erano dentro tanti soldi. Non aveva capito che i soldi erano dei depositanti e non degli azionisti. Però detto questo, in particolare con Mario Draghi una volta parlai personalmente su questo fatto delle deleghe, perché lui mi disse: ma secondo te ci conviene lasciare la raccolta delle deleghe anche se sappiamo che ha una forte opposizione? Io gli dissi, e lui fu d'accordo, noi ce lo mettiamo, poi sarà il Parlamento che, se vorrà, lo toglierà, e così è stato. Posso dire una cosa sulla Commissione Draghi, che secondo me fece fatto un lavoro che sappiamo bene, importante. Penso però che una cosa in particolare sfugga abbastanza: la introduzione della cosiddetta minorité de blocage, cioè la possibilità per una minoranza qualificata nelle assemblee straordinarie di impedire operazioni di, diciamo pure, di grassazione ai danni dei soci di minoranza. Quindi io penso che la Commissione Draghi abbia fatto tanto. Il tema delle scatole cinesi, diciamo, ho cercato
direi quasi disperatamente, di portarlo avanti, non ci sono riuscito. Evidentemente c'era la convinzione che potevamo pure metterlo, il Parlamento avrebbe tolto, come ha tolto poi la raccolta delle leggi popolari. Tu, Franco, hai qualche idea su questo? Perché hai riflettuto tu sul fatto che comunque tutti avevamo pensato alla legge Draghi, una grande riforma per il nostro sistema finanziario e proprietario. Però effettivamente come mai non si è ragionato, non si è impedito che uno potesse controllare grandissime realtà industriali con scatto e con pochi capitali così? Secondo te? Non penso che il problema sia la leva, perché se andiamo a vedere quante aziende a livello mondiale sono state comprate con forte leva e come poi si è arrivati alla crisi del 2008, che è stata la più grave crisi finanziaria dopo quella del 29, ecco, io non penso che sia quello il problema. E tornando al tema di Telecom Italia, in realtà non è stata neanche la leva la responsabilità di quello che è avvenuto. In realtà è stata proprio la decisione politica di avere un padrone. Cioè, io penso che c'è un'ossessione da parte della politica italiana, che è quella che vede le imprese guidate da qualcuno, o un padrone privato o un padrone pubblico che detta la linea o la strategia che le imprese devono seguire. C'è tutta un'ossessione per questo, per cui la idea di Prodi originaria, che era quella di fare di Telecom una public company, era secondo me un'idea giusta che andava perseguita. Fu Massimo D'Alema che intervenne dicendo che perché non se la sono comprata gli Agnelli e quindi se la deve comprare Colaninno. Ma Telecom Italia aveva tutte le risorse, le competenze, il management per crescere autonomamente. L'avessero lasciata in pace senza pretendere che ci fosse qualcuno che comandava all'interno di Telecom Italia, forse oggi avremmo una Telecom Italia molto più forte. Ecco, c'è questa ossessione, che era un'ossessione dei privati con Cuccia ed è un'ossessione dei pubblici che ha avuto in D'Alema la sua massima espressione. E quindi sia i pubblici che i privati volevano delle aziende gestite. Ma il capitalismo ha una capacità di autogenerazione fatta dalle competenze, dalle esperienze, dalla imprenditorialità che si sviluppa all'interno delle imprese, che è straordinaria, e quindi questa capacità di autogenerazione deve essere lasciata libera, non indirizzata attraverso un padrone che dia la linea. Se avesse continuato la linea di Prodi di lasciare Telecom Italia come una public company, forse oggi avremmo una Telecom Italia forte come lo è stata per tanti anni Telefonica, che era in effetti una public company. Cioè, dei due modelli seguiti per le privatizzazioni in Europa, cioè la Telefonica public company con una minima presenza dello Stato, anzi nessuna presenza dello Stato, e Deutsche Telekom, tutte e due erano ragionevoli soluzioni. In Italia si è scelta un'altra linea, quella di creare un azionariato di controllo, e si è arrivato al paradosso addirittura di favorire l'ingresso di un vulture fund quando è stato 6 anni fa, con l'entrata di Elliott nell'azionariato, di nuovo favorito dallo Stato. Elliott è stato sponsorizzato dal governo per entrare in Telecom Italia. Cioè, sono stati fatti dei disastri. Allora, se mi permettete, visto che siamo con una serie di amici, esce dopodomani il mio nuovo libro che racconta perché l'Europa è debole e perché gli Stati Uniti sono forti.
e parla di tecnologia, di sviluppo tecnologico e di telecomunicazione. Ecco, se mi permettete un piccolo spot pubblicitario. Com'è il titolo? Bravo Franco. Effetti oligarchici. Ecco. Posso chiederti un'ultima battuta? Il sistema, io ho fatto una lista di operazioni che sono state fatte, una battuta su come lo valuti, così come si è espresso in questi ultimi anni. Ma io penso che comunque la scelta di operare di CDP, di operare attraverso dei fondi di private equity, secondo me è una scelta che va nella direzione dello sviluppo del capitalismo, quindi diciamo una scelta coerente con il mainstream del sistema. Secondo me andava e va interpretato con l'originalità con cui sono state create gli enti pubblici economici negli anni 30 con Beneduce. Cioè Beneduce, e qui ritorno al tema di Amatori prima, cioè c'è una logica? No, cioè quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni è del tutto casuale, mentre Beneduce aveva una logica. E qual era la logica? Era il fatto che l'Italia generava risparmio che non veniva veicolato in Italia, e quindi la creazione di tutta una serie di istituzioni, l'ICP, il Crediop, l'IRI, cioè che prima di tutto l'INA, che aveva il compito di veicolare in Italia il risparmio delle polizze vita. Quindi c'era un'architettura, cioè Beneduce aveva un'architettura che è durata per tutto il dopoguerra, fino a quando non è stata messa in crisi dal degrado soprattutto della politica. Ecco, quello che andava fatto era di pensare a un'architettura dell'intervento del pubblico nell'economia, mentre invece sono operazioni, diciamo, giustamente giustificate da una serie di esigenze specifiche che comunque vanno nel mainstream, ma che mancano di una logica architettonica che ne sostenga lo sviluppo nel lungo periodo. Questo è... Vorrei concludere, abbiamo detto cose molto importanti stasera, e quindi dopo se diciamo troppo, dopo in testa qualcosa ci sfugge. Qui intanto mi complimento ancora con Edoardo, è andato veramente a fondo. Questo io ero un po' scettico, invece è stato bravo, veramente. Considerato le aziende, le finanze di una per una, e ha fatto vedere cosa sono, cosa hanno fatto, insomma. Poi Franco Bernabé ci ha dimostrato che la concorrenza, io l'ho detto volte un po' timidamente, volte in cui abbiamo parlato per la prima volta di privatizzazione, la concorrenza non è fatto sempre positivo, ma è la forza, la creazione di capacità organizzative. Questa è la cosa importante. Perché se noi vediamo secondo dopoguerra, abbiamo dei personaggi che non cercano di competere. Valletta in Italia non era competitore, però aveva una formidabile armata di dirigenti che conoscevano azienda sotto tutti i punti di vista. Pensate a questi che vanno in America e chiedono 4.000 items per 300 fornitori. Cosa significa? Significa avere aziende in mano, è la stessa cosa, si negano. Quindi ecco, questo è il fatto più importante. Sembra emergere questa sera. Io sono molto grato e la prossima puntata sarà sulle relazioni industriali. Abbiamo qui una relazione di Stefano Musso, Sergio Cofferati e Mimmo Carrieri che interverranno a discuterla.
una cosa piuttosto complicata, perché le relazioni industriali dopo gli accordi Ciampi-Trentin non sono semplici, non tutto accettato. Quindi sembra che siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti.